Due minuti in chiusura, caro Alfredo. Vuoi dire qualcosina di questa trasmissione? Abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo discettato su tutto, abbiamo anche sentito il direttore generale del Casino Calcio, che salutiamo, insieme ad Enzo Patania, Maurizio Guido, alla famiglia Murolo. Insomma, abbiamo detto tutto e di più, o no? Abbiamo avuto un compito importante e responsabile, quello di decifrare il momento topico di questa Cosenza, di questa sconfitta, di fronte a una prospettiva, quella di giocare un derby maiuscolo, magistrale, e di prenderci una grande rivincita, quella di battere il Catanzaro a Catanzaro, e quindi di laurearci campioni di questo campionato nel modo più, come se fosse un giallo all'Agatha Christie. Bello, no? Bello, bello. E quindi c'è questa specie. Con un finale a sorpresa. Questa è un Cosenza scoppiettante, speciale, a volte ci sfugge dalle mani, ma sappiamo che questo Cosenza c'è, che vale e che ci rappresenterà alla meglio in questa grande sfida regionale. Benissimo, io. Io parlavo all'inizio della trasmissione di fatalismo e ne sono sempre più convinta. Ho certe sensazioni che però preferisco scaramanticamente tenere per me, anche perché questa scenografia giallorossa. Ma c'è anche il verde, lascia. C'è il verde speranza, no, c'è il rosso e blu lì sopra. Siamo circondati, ci stiamo preparando. Ci siamo sì. Però ci hanno spostato nello studio, come dicevo all'inizio. Di ma Franco si è adeguato, che non è il nostro studio. Qualche altro non è il nostro studio, allora siccome ci sono dei lavori in corso, allora Mirabelli che dice? No, dico che ti sei adeguato. Ci siamo adeguati? Ah, ci siamo adeguati. Siamo circondati. Allora, grazie ad Alfredo Iuliano, il nostro opinionista. Grazie a Giole Perito, la nostra grazie collega, voi, che ci tiene sempre compagnia di lunedì quando è libera. Grazie al direttore generale del Cosenza Calcio, Massimiliano Mirabelli, in bocca al lupo per il derby di Catanzaro, e grazie ad Alessandro Russo e alle sue performance. È tutto per questa sera, per questo lunedì 27 aprile. Noi ci rivedremo lunedì prossimo, 4 maggio, se non vado errato, alle 20.30, per parlare ovviamente di quello che sarà successo nel frattempo al Cilavolo di Catanzaro, tra il Catanzaro e il Cosenza. Da parte di Franco Seghetto è tutto. Buonasera, restate con noi.